questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta a largo le tue reti insieme a me. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Sicuramente in questi giorni stiamo tutti usando queste, delle bellissime mascherine, delle belle mascherine che ti coprono oltre alla faccia anche un po' la voce. E mi piacciono, sì, sono utili, servono, ma c'è una cosa che non mi piace delle mascherine, che io non posso vedere il sorriso dell'altro, non lo posso vedere sorridere e io non posso sorridere le altre persone. Certo, perché quando sto andando un po' di fretta dalla chiesa all'oratorio, dalla chiesa a casa parrocchiale, io incontro le persone e magari vorrei fermarmi a fare quattro parole, però semplicemente gli sorrido. Il sorriso e gli dico, è come se gli stessi dicendo, per me sei importante, vorrei fermarmi a parlare con te, ma adesso non riesco. Allora, il sorriso potrebbe essere oggi collegato al dono della sapienza. Perché? Maria ed Elisabetta si sono incontrate nel Vangelo che abbiamo ascoltato prima, si sono abbracciate e hanno sorriso perché entrambe sapevano di stare aspettando un dono da Dio. Quel dono che era un figlio, Gesù e Giovanni. L'uomo saggio è l'uomo che sa ringraziare. Allora il dono della sapienza che oggi stiamo guardando è il dono che ci dà la grazia di ringraziare, di cogliere le belle sfumature della nostra vita, di cogliere le bellezze anche piccole che noi viviamo ogni giorno. Forse direte che facciamo un po' di fatica in questi giorni a ringraziare il Signore per le cose belle che Lui ci sta donando. Allora chiediamo ancora di più il dono al Signore della saggezza. L'uomo saggio non è l'uomo che sa tanto. L'uomo saggio non è l'uomo che ha successo. L'uomo saggio è colui che sa ringraziare, anche nelle situazioni delicate della vita, il Signore per tutti i doni che gli fa ogni giorno. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti. Ciao amici, spero sempre che stiate bene e stiamo ormai giungendo purtroppo al nostro percorso, qualcuno dirà forse per fortuna, al nostro percorso di 7 incontri che abbiamo fatto alla riscoperta dei 7 doni dello Spirito Santo. Questa settimana, l'ultima, stiamo riflettendo sul dono della sapienza, un dono speciale che non ha a che fare con l'intelligenza e il sapere, piuttosto con il sapore, il saper gustare, riconoscere il gusto della bellezza delle cose che ci accadono nella nostra vita, anche quelle più semplici. Proprio un po' come diceva prima Don Valentino, il saper riconoscere la bellezza anche di un semplice sorriso scambiato tra due persone che magari non si possono fermare e stare insieme perché sono prese dalle cose da fare. Ecco, il dono dello Spirito Santo ci aiuta appunto a saper riconoscere la bellezza delle cose che ci accadono nella vita, dei doni che ci vengono fatti, e poi anche suscitare quella voglia di dire grazie. Grazie per questi bellissimi doni. Pensate un po' quando, per esempio, qualcuno vi prepara la vostra torta preferita o il vostro piatto preferito. Quando lo mangiate, lo gustate, sentite la bontà, la bellezza di quel piatto, di chi ve l'ha preparato, e vi viene proprio dal cuore il voler dire grazie alla persona che ve l'ha preparato, perché vi ha fatto davvero un bellissimo regalo. Ecco, il dono della sapienza è proprio questo, saper gustare la bellezza e quindi dire grazie per il dono di quello che ci è stato fatto. Ecco, allora l'impegno di questa settimana, ancora una volta, vuole essere doppio. Il primo è quello di fermarvi e di pensare a tutte le belle cose che vi sono capitate nella vostra vita. È chiaro che in questo periodo un po' strano, che ci ha un pochettino messo alla prova, forse è difficile saper trovare del bello e quindi dire grazie al Signore. Però pensate anche, seppur nella difficoltà e nella fatica di questo tempo, quante cose belle ci possono essere capitate, anche quelle più piccole. E l'abbraccio con un nostro familiare, la possibilità di mangiare insieme in tutto in famiglia, pensate da quanto tempo non si faceva, il fatto che siamo stati più tranquilli e abbiamo potuto goderci di più la nostra casa, i nostri giochi, ma anche poter curarci un pochettino di più, leggere un po' di più, gustare un po' di più in maniera particolare anche le materie della scuola. Ecco, quindi riconoscere in tutta la vostra vita, non solo in questo tempo, le cose belle, e quindi dire grazie al Signore. Fare proprio un po' come Maria, che dinanzi al dono bellissimo che gli era stato fatto, dice: l'anima mia magnifica il Signore. Magnificare significa approvare, davvero dare approvazione per le belle cose che ci vengono date. Quindi questo è il primo compito, riconoscere le cose belle che ci sono capitate nella nostra vita e dire grazie al Signore. E il secondo impegno è la stessa cosa, ma fatto come famiglia. Pensate come famiglia quante cose belle vi sono capitate, e poi dite grazie al Signore per questo bellissimo dono. Sarà bello poter sperimentare e farsi aiutare da questo dono della sapienza. Io vi saluto e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme, con l'augurio che appunto gli esercizi che abbiamo fatto, gli impegni che vi sono stati consegnati, siano stati un po' un allenamento, che possano aiutarvi nella vostra vita a saper cogliere questi aspetti così particolari, un pochettino che magari durante tutti i giorni non ci facciamo tanto caso, e che i doni dello Spirito Santo possano sempre accompagnarvi ed aiutarvi. A presto e buon cammino. Ciao!